Buonasera Londra, esiste una dieta per gli addominali che ci faccia dimagrire soprattutto sulla pancia? Purtroppo no. Il dimagrimento localizzato non è rilevante, soprattutto sul ventre, e a farci perdere peso è il deficit calorico. Tuttavia, noi accumuliamo il grasso sulla pancia per colpa principalmente di due ormoni. Uno è l'insulina, che capta più facilmente in quella zona gli acidi grassi nel flusso ematico, e l'altro è il cortisolo, che desensibilizza e fa funzionare male i recettori insulinici addominali. Oggi così vediamo se esistono dei piccoli escamotage, quali sono i punti da controllare se vogliamo dimagrire nel miglior modo possibile. Scopriamoli! Come abbiamo detto nell'introduzione del video, a far perdere peso o dimagrire è il deficit calorico, che non solo ha un'influenza sul principio dell'energia, ma anche proprio ormonale, migliora il rapporto fra resistenza e sensibilità insulinica. Quando nella cellula c'è meno energia, migliora, porta più facilmente in superficie i suoi recettori insulinici e aumenta, migliora la sua capacità ossidativa. Quindi tutto quello che vedremo deve essere letto alla luce del deficit calorico, altrimenti non ha senso. Il primo punto da cui dobbiamo partire è il nostro rapporto con gli zuccheri. Ora, senza dover fare un test del glucosio per cui dobbiamo andare dal medico, possiamo semplicemente partire dai nostri esami ematici e controllare se sono nella norma, se sono ai limiti della norma, che è quello che vedremo adesso, oppure addirittura se siamo sopra. In questo caso rivolgetevi al medico per vedere qual è la migliore strategia. Un altro dato che potete controllare è l'emoglobina glicata, in quanto la glicemia a digiuno è una foto istantanea di quel momento che può essere sballata per tutta una serie di motivi. L'emoglobina glicata invece è un filmato degli ultimi mesi e quindi ci dà un dato migliore sul nostro rapporto con la glicemia nel cronico. Se questi esami sono ai limiti della norma e attraverso lo stile di vita e una sana alimentazione abbiamo del margine per migliorarli, che cosa possiamo fare? Innanzitutto controllare quante calorie stiamo assumendo. Se eravamo in eccesso, ma anche se avevamo un taglio calorico troppo drastico, dobbiamo trovare un giusto range che il nostro organismo riesce a sopportare per perdere peso. Un eccesso calorico peggiora la sensibilità insulinica e migliora la resistenza, e quindi la glicemia tende a salire, ma anche un taglio calorico eccessivo rispetto alla nostra capacità organica alza di molto il cortisolo, e questo ci fa tenere più alta la glicemia anche se siamo in deficit. Se per perdere peso dobbiamo assumere meno calorie di quelle che assumiamo, dobbiamo stare attenti a stare nel giusto range, perché un eccesso alla fine non ci fa dimagrire bene e va a consumare molta massa magra rispetto a quella grassa. Altra cosa che dobbiamo tenere d'occhio è quanti carboidrati stiamo assumendo. Anche qui bisogna trovare il giusto compromesso. Troppi carboidrati potrebbero peggiorare il rapporto sensibilità-resistenza insulinica. Troppi pochi carboidrati, se è da tanto tempo che stiamo seguendo questo regime calorico, potrebbe portare il corpo anche qui ad alzare eccessivamente il cortisolo. I glucidi hanno un effetto di abbassare questo ormone quando ne diamo il giusto quantitativo. Se ne assumiamo troppo, hanno uno stimolo a livello surrenalico e possono alzare il cortisolo, ma anche se ne diamo troppo pochi e assumiamo troppe proteine per utilizzarle a livelli energetici, il cortisolo può salire. Anche qui bisogna trovare il giusto range glucidico, tenendo conto che nei protocolli per migliorare la sensibilità insulinica inizialmente si tende a seguire una dieta con meno carboidrati, che a poco, quando perdiamo peso e i nostri recettori nelle cellule migliorano la captazione del glucosio, possiamo via via riaumentare il quantitativo glucidico. Abbassare i carboidrati ha un effetto iniziale di migliorare la sensibilità insulinica. Se continuiamo per sempre a mangiare pochi carboidrati, perdiamo l'affinità col glucosio, e quindi il segreto è quello inizialmente di ridurli, ma poi gradualmente di ritornare a range migliori e più fisiologici. Quindi, ricapitolando,
occhio al giusto range con cui stiamo tagliando le calorie e al giusto quantitativo di carboidrati. Teniamo monitorata la glicemia in modo da vedere se la strategia che abbiamo intrapreso e che segue le linee di una sana alimentazione, quindi un buon quantitativo di fibre dato da legumi, cereali integrali e frutta e verdura in buone quantità, accompagnate da proteine sane, quindi pesce, uova, carni e latticini magri, ci permette di migliorare la situazione tenendo a bada bene il nostro senso della fame durante il deficit calorico. Perché poi anche la dieta migliore del mondo, se ci fa soffrire troppo la fame, non riesce a essere protratta nel tempo. Dal punto di vista dell'allenamento, quello che si consiglia è di alternare attività contro resistenze coi pesi ad attività di resistenza aerobiche. Siccome le persone non si possono allenare tutto il giorno, il protocollo migliore è quello di iniziare la seduta facendo pesi e di finire dedicando 20 minuti a un'attività aerobica. Più quello che facciamo è intenso, più l'attività adrenergica libererà poi nel flusso ematico anche acidi grassi. Questi acidi grassi, se non vengono poi captati dai muscoli che li vanno a ossidare, ritorneranno negli adipociti. Così fare una attività aerobica finale blanda ci permette di andare a prendere quegli acidi grassi, utilizzarli durante l'attività con i muscoli che si possono permettere il giusto mix fra carboidrati e grassi, e quindi in questo modo possiamo avere un leggero miglioramento del rapporto sensibilità-resistenza insulinica. Quindi ricordatevi sempre di fare sia pesi sia attività aerobica, e se non avete chissà quanti giorni a disposizione, soprattutto non rischiate di esagerare, perché se avete un deficit calorico non dovete allenarvi in modo eccessivo. Fate prima i pesi e concludete con il tapis roulant, la cyclette o quello che più vi aggrada, anche della camminata in salita. Per finire, due consigli sullo stile di vita. La sensibilità insulinica non migliora soltanto con l'allenamento, ma con uno stile di vita attivo, quindi cercate di fare almeno 8, 10, 12.000 passi al giorno per essere sicuri di essere delle persone attive. E per abbassare il cortisolo, mi raccomando, dormite bene. Quando perdiamo peso, normalmente purtroppo il nostro sonno rischia di essere in parte compromesso, ma è essenziale per non soffrire la fame durante la dieta avere un buon quantitativo di ore di sonno, mediamente 8, poi ci sono persone che si riposano già con 6, altre hanno bisogno di 10, e qualità del sonno. Per tenere poi basso il cortisolo, non focalizzatevi sulle preoccupazioni future o sui rancori passati, ma cercate di vivere nel presente, perché se vivete nel presente facendo qualcosa, tutti i pensieri negativi tendono ad abbassarsi, si abbassa lo stress e con questo il cortisolo. Ecco, questa era una panoramica veloce di come migliorare la dieta per gli addominali. In realtà abbiamo fatto tantissimi video sul nostro canale dove abbiamo approfondito questi temi, ma secondo me era carino fare una cosa semplice che li racchiudesse un po' tutti. Noi abbiamo creato un ebook di 120 pagine su come imparare a gestire i carboidrati, che riguarda anche il video che abbiamo visto adesso. Se ti può interessare, secondo me è molto molto carino. Trovi la teoria, ma soprattutto tanti protocolli pratici fatti dal dottor Daniele Esposito, che è il nostro biologo nutrizionista ed è il mio personale punto di riferimento. Io da grande voglio essere come Daniele Esposito, perché ne sa veramente a pacchi. Quindi, se hai comprato l'ebook, magari scrivilo nei commenti in modo che gli altri possano capire se ne vale la pena oppure no, e se lo farai, lasciaci una recensione. Io ti ringrazio come al solito e ci vediamo col prossimo video.